Allora, siete razzisti? Non siete razzisti. Non si mangia con la bocca piena, lo so. Ma io vi dico tutto quello che faccio, vi dico la verità. Io mangio con la bocca, parlo con la. Mangio, parlo, mi confondo pure con la bocca piena. Ma perché vi posso far vedere dentro che c'ho? Fa un po' schifo. Però è roba pulita. In effetti questa è un po' una schifezza perché è troppa pasta, fa pure un po' male. Poi i funghi, gli Hare Krishna, non li dovrebbero mangiare, peccato. Veniale, però peccato. Confronto al peccataccio vostri! Mannaggia, siete razzisti? Non siete razzisti, siete. Dite no. Chi è razzista è un po' stronzetto? Come faccio a non dirlo? Non devi essere razzista, che sono tutti esseri del Signore, tutti degni di rispetto della vita. E allora, se dite che la carne fa male, voi sapete perché non bisogna mangiare la carne? Non tanto perché fa male. È vero, la carne fa male, lo dicono proprio quelli bravi scienziati. Ma per me questo non è una cosa importante. O meglio, è importante perché fa male, ma non tanto agli uomini, che se la mangiano se lo meritano, che sta un po' male, perché non lo dovrebbero fare, ma fa male agli animali. Quindi, razzista, se non sei più che razzista, sei uno specista, che è proprio l'evoluzione del razzismo, proprio l'evoluzione del non rispetto di tutto, e tutta la base del razzismo deriva proprio da là, di questa discriminazione fra gli esseri viventi, di questo arrogarsi il diritto di essere superiori. Tu devi rispettare le forme di vita, quelle sono forme di vita. Dici che la carne fa bene, che si può mangiare? Chi ha detto? Ha detto te? Allora vieni, ti presento il mio amico Hannibal, The Cannibal, che ti taglia la coscetta finna finna, finna finna, che si scioglie in bocca e vino vino vino. Ci staresti? Questo è. Non ci stanno discorsi d'altro, la carne è pure carne tua. Tu non te ne accorgeresti nemmeno se Hannibal ti facesse l'amichetto tuo tagliato a pezzi e te lo servisse su un bel piatto. Magari è più bello di questo, ma questo è una cosa più pulita col vetro, perché sennò vi beccate pure gli ftati, questi ormonomimetici. Perché la gente purtroppo fa delle cose. Basta che salva l'etichetta, basta che mangia con la bocca chiusa così, ben compita. Così, ben composto a tavola, con le manine così, come gli hanno insegnato. Però se mangia i cadaveri. E allora io vi voglio bene, per questo faccio questi video. Svegliatevi, svegliatevi. E ringrazio pure Valentina che sta a aprire di mangiare, sta qua a me fa il video. Vabbè, bacio, va che dobbiamo andare a lavorare. Bacio a tutti.